L'ennesimo incidente in Vialelli a Fano. I residenti chiedono interventi, ma l'assessore Brunori spiega: dossi e restringimenti non possono essere realizzati. Dobbiamo garantire l'uscita agevole dei mezzi di soccorso. A Fano nasce il comitato dei residenti del centro storico. Tra gli obiettivi, la lotta contro la delinquenza, gli atti vandalici e l'inquinamento acustico. Nuovo autovelox nella Galleria del Furlo. Il consigliere regionale Giacomo Rossi rassicura: è solo un dissuasore di velocità, ma l'invito è di rispettare sempre i limiti imposti dalla legge. A Pesaro gli stati generali del turismo, presentati alcuni dei 1000 eventi in programma per la capitale della cultura. Il 20 gennaio la cerimonia d'apertura con il presidente Mattarella. Sabato e domenica tornano le giornate Fai d'autunno, un'occasione importante per scoprire luoghi curiosi e originali della provincia di Pesaro e Urbino. Il vecchio mondo e quel che resta, ecco l'ultimo singolo del cantautore fanese Marco Sanchioni, estratto dal suo quinto album La riscossa del cuore. Buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV sul canale 19. In apertura l'incidente che si è verificato questa mattina alle ore 11 a San Lazzaro di Fano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia locale, un 19enne di origini romane a bordo di una Smart stava percorrendo via Gigli con direzione Ancona quando, giunto all'intersezione con via Lelli, con l'intento di proseguire la marcia su via Toscanini, è andato a collidere con un'altra Smart condotta da un fanese di 72 anni. Quest'ultimo è arrivato dalla sua sinistra, infatti stava percorrendo via Lelli in direzione Monte. A seguito dell'urto, l'auto guidata dal 72enne è finita contro il palo della pubblica illuminazione, posto all'angolo del civico 26 di via Lelli. L'altro veicolo invece ha terminato la marcia contro il cancello dell'abitazione posta al civico 21 di via Gigli. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Croce, l'anziano in codice rosso e il giovane in codice giallo. E dopo il sinistro sono stati diversi i messaggi e le chiamate alla nostra redazione da parte di alcuni residenti che hanno chiesto interventi da parte dell'amministrazione comunale per la messa in sicurezza di quell'incrocio, spesso teatro di incidenti. Tempo fa avevamo già lanciato appelli anche su Fano TV. Questa richiesta oggi l'abbiamo girata all'assessore Barbara Brunori, la quale ha ricordato che è già stata potenziata la segnalettica stradale e che in quelle vie non possono essere installati dei dossi artificiali e non può essere previsto un restringimento della carreggiata perché sono percorse dalle ambulanze che devono uscire in modo agevole dall'ospedale Santa Croce. Solleciteremo la polizia locale, ha assicurato Brunori, per degli interventi di monitoraggio della velocità. Ci spostiamo nel centro storico di Fano, dove questa mattina è stato presentato il nuovo comitato dei residenti con l'intento di diffondere anche nella parte antica e monumentale della città la cultura dell'abitare. Sentiamo i dettagli nel servizio di Massimo Foghetti. Il centro storico è senza dubbio la parte di città che vanta il maggior valore, sia dal punto di vista culturale che economico che sociale. In genere esso è stato difeso dalle stanze dei commercianti e dei turisti, ma c'è un'altra componente che ha voce in capitolo, in realtà poco salita in superficie, ma con tutto il diritto di farlo, è quella dei residenti. Senza residenti, il centro storico sarebbe un agglomerato urbano ricco di serrande che si aprono e si chiudono, alcune che si chiudono definitivamente, senza quell'elemento vitale rappresentato da chi ci abita. Ebbene, anche i residenti ora vogliono far sentire la loro voce. Si sono costituiti in comitato e intendono essere dei validi interlocutori con l'amministrazione comunale. Questa mattina hanno convocato una conferenza stampa e hanno esposto le loro necessità, gli obiettivi e le richieste, con la convinzione che un centro storico in cui si vive bene è accogliente per tutti. Siamo un quartiere come tanti altri e con questa amministrazione
popolazione con la quale ci siamo relazionati in questo anno con i singoli assessorati, abbiamo visto che non abbiamo ottenuto risposte. Siamo 3.080 residenti e non veniamo assolutamente considerati, quindi vogliamo essere una categoria ben precisa, la categoria dei residenti, e su questo abbiamo vari progetti. Soprattutto vorremmo essere presenti nelle decisioni delle modifiche delle piazze, delle modifiche della viabilità, nella ZTL, in tutte queste grandi decisioni. Si è parlato di togliere le piazze in lastricati vuote durante la giornata, che danno possibilità a certi movimenti del quotidiano, come sta accadendo in Piazza Miani, e far vivere solo la notte con la movida. Non sono assolutamente contro la movida, però questo genera tutto un altro mondo. Il problema dell'ordine pubblico è un problema emergente nel centro storico. Questo è uno dei problemi che mettete all'attenzione dell'amministrazione comunale. Lo mettiamo in attenzione nell'ultimo periodo. Inizialmente non eravamo partiti per questo, perché c'era anche il discorso del limite sonoro, l'inquinamento acustico. È nato molto da questo, perché ha portato a parti della città di privarsi totalmente di parcheggi durante la notte per i residenti, ma questo abbiamo visto come ha creato delle battaglie fra gruppi, fra bande in vari luoghi della città. Andando sul concreto, una delle richieste prioritarie, quale sarebbe? Rispettare la cultura dell'abitare. Questo tengo molto, in questo c'è tutto, c'è il parcheggio, c'è la qualità della città, il decoro è stato completamente abbandonato. Certo, si parla di decoro in quanto spartitraffici floreali, ma non è questo il decoro sono queste mura dietro di me, tutti i monumenti architettonici vanno rispettati. E cosa va rispettato soprattutto? La qualità, il rispetto del silenzio, perché l'architettura, il mondo museale, questi spazi qua non possono essere trasformati in altro. Non voglio usare il termine discoteche, perché comunque secondo me devono esistere anche loro, però non possiamo dentro la Corte Malatestiana aprirla e crearci tutt'altro che la sua funzione, che è un museo. I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri lungo l'autostrada A14 per un incendio di un autocarro. La squadra di Pesaro, intervenuta con un'autobotte, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la polizia autostradale e i sanitari del 118. Invece ad Isola del Piano, in un campo adiacente a via Strada delle Valli, è andato a fuoco un trattore agricolo che trasportava 100 quintali di balle di paglia. Sul posto i pompieri di Urbino, con il supporto dei colleghi di Fano, che hanno spento le fiamme utilizzando acqua e schiuma. Ha sollevato polemiche e preoccupazioni la notizia che è apparsa sui social dell'autovelox che sarebbe stato installato nella galleria del Furlo in direzione Fano. Viste le tante segnalazioni, il consigliere regionale di Civici Marche, Giacomo Rossi, ha chiesto informazioni direttamente agli enti preposti. Sentiamo. Sono stato contattato da tanti cittadini circa l'autovelox posizionato nei pressi della Galleria del Furlo, e siccome è mia prassi e mio dovere rispondere ai cittadini, e visto che tra l'altro dietro l'autovelox non c'è il segreto di Stato, ho contattato le autorità competenti per chiedere informazioni. Mi hanno comunicato che quello è per ora solo un dissuasore di velocità, come ce ne sono tanti in giro, e che quindi non vi è all'interno un autovelox. Una cosa che tra l'altro prima o poi si sarebbe venuta a sapere presto, come avviene dappertutto. Invito comunque tutti gli automobilisti a tenere una velocità moderata nella galleria e nei pressi della stessa, visto la presenza di tanti cantieri. La nostra vita e la vita del prossimo è una sola, andiamo piano e rispettiamo i limiti imposti dalla legge. Violazioni alle norme di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. A Senigallia il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro è intervenuto in un cantiere edile situato nel lungomare. I militari hanno contestato alle due ditte presenti numerose violazioni, come le irregolarità nell'installazione del ponteggio e deposito del materiale sullo stesso. Ben più grave è risultata la mancanza di protezione contro i contatti elettrici diretti.
diretti. I carabinieri hanno quindi sospeso le lavorazioni e deferito in stato di libertà un impresario e il titolare della ditta subappaltante. In totale sono state contestate ammende per oltre 10.000 euro. Invece, in un cantiere di Sirolo, sono emerse irregolarità sul montaggio delle opere provvisorie con il pericolo di caduta dall'alto da parte dei lavoratori. Oltre alla sospensione dell'attività, i militari hanno denunciato i due datori di lavoro ed elevato sanzioni per 20.000 euro. Sanzionato anche il coordinatore per la sicurezza con un'ammenda di 10.000 euro. E ora cambiamo argomento. In occasione degli Stati Generali del Turismo a Pesaro, Matteo Ricci e Daniele Vimini hanno presentato alcuni degli eventi di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il 20 di gennaio si terrà la cerimonia d'apertura con il presidente Mattarella. Marco Lonicro. Pesaro 2024 cala i suoi primi assi e in occasione degli Stati Generali del Turismo il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini hanno annunciato i primi eventi in calendario di quello che hanno definito l'anno straordinario che vedrà Pesaro protagonista in Italia e nel mondo come capitale della cultura. Saranno circa 1.000 gli eventi a partire dal Grande Natale che verrà inaugurato il 26 novembre, poi il Cater Capodanno firmato Rai Radio 2 speciale perché sarà l'avvio ufficiale del 2024. Appuntamento al 20 gennaio per l'inaugurazione dell'anno della capitale italiana della cultura con il Presidente della Repubblica Mattarella in diretta Rai. Sarà la Vitrifrigo Arena perché vogliamo che sia popolare, spiega il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Per questo alla cerimonia istituzionale seguirà una festa che coinvolgerà tutte le generazioni. In Piazza del Popolo verrà posizionata la Maxi Sfera della Vita, un oggetto iconico e tecnologico che ogni giorno produrrà spettacoli diversi. Infine un'altra data importante, il 29 febbraio, compleanno di Gioacchino Rossini, l'inaugurazione dell'Auditorium Scavolini. Sì, oggi è un giorno importante perché raccontiamo, in realtà il comune racconta come è andata questa stagione, ma soprattutto cerchiamo di prepararci tutti a quello che sarà un anno veramente importante e straordinario con il comparto del turismo. Una capitale attrae inevitabilmente curiosità e quindi visitatori, bisognerà essere pronti ad accoglierli nel migliore dei modi, quindi portarli per mano a vedere le meraviglie storico-artistiche della città, gli eventi che noi organizzeremo, ma soprattutto dovranno poi trovare alloggio, dovranno ristorarsi e quindi il comparto turistico deve essere pronto proprio a dare il meglio per poter fare una gran bella figura davanti agli occhi del paese e dell'Europa. Gli Stati Generali del Turismo sono un appuntamento che rappresenta un'opportunità collettiva per fare il punto sulla stagione passata, fare le previsioni su quella entrante e allo stesso tempo rendere chiare le strategie di intervento per il futuro, importanti per Pesaro 2024, come evidenziato vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini. L'occasione per fare un punto sulla stagione trascorsa, una stagione che per noi è particolarmente soddisfacente, nonostante i timori della vigilia, nonostante un giugno partito complicato per il mare, per i fatti noti legati all'alluvione soprattutto, ma una stagione che ha segnato invece, non sappiamo se in controtendenza, ma per i dati che abbiamo di Pesaro, una sostanziale tenuta rispetto ai dati dell'anno scorso, che erano dati comunque già buoni, con anche un incremento del turismo straniero, su quello locale chiaramente hanno influito diversi parametri, compreso anche probabilmente in quei mesi molte persone pensavano ad altro, anche avendo subito dei danni piuttosto che a muoversi anche dalle regioni vicine, e soprattutto anche appunto una crescita degli stranieri e dell'extraalberghiero. E da questo punto di vista siamo contenti, anche perché diciamo, tra le destinazioni di mare comunque siamo tra quelle che crescono maggiormente a livello nazionale, anche questo era un obiettivo che si era volati da tempo, e dopodiché l'occasione di oggi serve anche un po' a lanciare un sasso verso il futuro, verso un primo trimestre di dati che abbiamo dal sentiment dei nostri rilevatori fino alle prime prenotazioni, che diciamo danno un grosso interesse sulla città già nei primi tre mesi del 2024, legato ovviamente all'effetto della capitale, e anche l'occasione per dare alcune anticipazioni a partire dal momento inaugurale a come si svolgerà diciamo, questo anno, che sarà strategico non solo per Pesaro ma tutto il territorio provinciale.
Ieri sera il direttivo del Partito Democratico di Fano ha eletto all'unanimità i membri della segreteria esecutiva che sarà composta dalle persone che vedete elencate in questi cartelli. Il PD di Fano, ha detto il segretario Renato Claudio Minardi, è impegnato nell'intento di confermare la coalizione attuale, valorizzando il lavoro positivo svolto al governo della città, condividendo i punti programmatici per il futuro e le modalità per la scelta del candidato o candidata a sindaco, anche con il ricorso alle primarie di coalizione. Inoltre, la volontà è quella di allargare il centro-sinistra in vista delle prossime elezioni. Tra gli obiettivi, ha proseguito Minardi, rientrano la tutela dei servizi sanitari fortemente indeboliti dalla giunta regionale di destra e l'ascolto dei cittadini, delle categorie e delle associazioni in modo da comprendere meglio le problematiche e tradurle in proposte. Fratelli d'Italia invece esprime preoccupazione per il progetto dell'area dell'ex AGIP che verrà trasformata in un'oasi verde. Chiediamo, si legge in una nota, che venga conservata l'architettura razionalista della scuola Corridoni e che vengano prese soluzioni per il problema del traffico, prevedendo un adeguato spazio per il parcheggio. Inoltre chiediamo più coinvolgimento della comunità nel processo decisionale riguardo a questo progetto che deve tener conto dell'ambiente circostante e delle esigenze a lungo termine della città. Fratelli d'Italia Fano, conclude la nota, si prende l'impegno da maggio 2024 con le prossime elezioni di ripristinare il buon senso su quel luogo, preservando il patrimonio storico e culturale della città e garantendo uno sviluppo sostenibile con la realizzazione sia di parcheggi sotterranei sia di una nuova viabilità. E continua il dibattito anche sul monastero trappista a Montegiove di Fano. Oggi l'onorevole Baldelli ha replicato alle critiche avanzate dal consigliere pentastellato Francesco Panaroni. Il Movimento 5 Stelle, ha detto Baldelli, si conferma il partito dei no a prescindere. Stanno cercando uno scontro politico pur di trovare visibilità. Sentiamo. Ringrazio i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle per il contributo che hanno dato al dibattito sulla realizzazione a Fano di un nuovo monastero trappista, anche se non mi trovano d'accordo su nulla di quello che hanno detto, a partire dal fatto che, secondo i grillini, se sono io a parlare a favore del monastero trappista faccio propaganda, se ne parlano loro invece no. Una doppiezza politica evidente a tutti i fanesi. Il Movimento 5 Stelle si conferma, se mai ce ne fosse bisogno, come il partito dei no a prescindere. Una politica che, come noto a tutti, ha ingessato l'Italia per anni e ha causato gravi danni soprattutto allo sviluppo. Contrariamente a ciò che sostengono i grillini, io ritengo che l'arrivo di un monastero trappista sia un'occasione per l'intera città da diversi punti di vista. E mi meraviglia che i 5 Stelle non conoscano la valenza e l'importanza del turismo religioso. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo presentato a Roma, alla sede dell'ENIT, il Cammino dei Cappuccini, incontrando un successo di critica e la grande attenzione dei media. E i frati trappisti hanno già ristrutturato una ex casa colonica proprio per uso foresteria e hanno stretto accordi anche con importanti aziende del territorio. Ma i pentastellati fingono di non vedere tutto ciò e di non sapere, altrimenti il loro castello di carta contro l'arrivo dei monaci crollerebbe rovinosamente. Mi viene da pensare che se al tempo ci fossero stati i grillini, oggi a Fano non ci sarebbe l'eremo di Montegiove, il monastero delle Benedettine e forse nemmeno l'Arco di Augusto. A me sembra che stiano facendo le solite capriole ideologiche e che cerchino uno scontro politico pur di trovare una qualche visibilità. Del resto hanno già dimostrato di essere determinati in questo. Sono gli stessi del mai col partito di Bibbiano, ma poi ci hanno fatto un governo e sono tuttora alleati. E per rispetto dei telespettatori non voglio ripetere ciò che dicevano i grillini degli esponenti del Partito Democratico, ma ora anche a Fano stanno facendo proprio col PD le prove tecniche di alleanza in vista delle prossime elezioni comunali. Ma Fano fortunatamente merita molto di più. A Fano è partito lo screening oculistico nelle scuole dell'infanzia rivolto ai bambini nati negli anni del 2018 e 2019.
Fortemente voluta dalla Fondazione Carifano, l'iniziativa prevede visite effettuate da medici specialisti in oculistica. Si inizia dalle prime scuole che hanno aderito al progetto, la Berardi di Sant'Orso, la Seneca di Cuccurano, la Scatola Magica di Rosciano, la Grimaldi di Falcineto e l'Albero Azzurro dell'Istituto Comprensivo Gandiglio. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con l'Ordine dei Medici e la Fondazione Salmoraghi e Viganò. Quest'ultima, in particolare, si è assunta l'impegno di fornire tutta la strumentazione necessaria e di allestire i laboratori di visita in ogni scuola. Verranno sottoposti a screening, ha spiegato il presidente Gragnola, solo quei bambini i cui genitori o i rappresentanti legali hanno dato il consenso e che non sono mai stati visitati da specialisti in oculistica. Un ringraziamento particolare, aggiunto, va anche al reparto di oculistica e al suo direttore Pellegrini, che visiterà in un momento successivo i bambini affetti da problematiche. Pesaro si prepara all'autunno con le operazioni di pulitura delle caditoie iniziate questa mattina. Le squadre del comune e quelle di Marche Multiservizi, ha spiegato l'assessore Belloni, sono al lavoro per rendere la città più bella e accogliente, anche in vista della stagione caratterizzata dalle piogge più intense e dalla caduta delle foglie, tra i fattori che contribuiscono a intasare i tombini, che nel territorio comunale sono oltre 25.000. Il prossimo fine settimana torneranno per la 12ª edizione le giornate FAI d'autunno, un'occasione per scoprire luoghi curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti del nostro territorio. Appuntamento al 14 e 15 ottobre con la 12ª edizione delle giornate FAI, l'amato e atteso evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. I volontari della rete territoriale della Fondazione durante il fine settimana proporranno visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia. Nella provincia di Pesaro Urbino saranno disponibili aperture interessanti come la Villa Severi, le sedi dell'Ateneo di Urbino, la Casa Museo Quadreria Cesarini e la Cattedrale a Fossombrone. La Villa Giulia di Luciano Pavarotti a Pesaro e il Laboratorio di Biologia Marina Fano rientrano invece nelle aperture riservate agli iscritti FAI. Tanti luoghi bellissimi da scoprire in tutta Italia, ma soprattutto nella nostra provincia. A Pesaro apriremo due ville, Villa Severi, che custodisce una preziosa collezione di sculture, dipinti e altri oggetti d'arte. Poi apriremo Villa Giulia, la casa che è stata per oltre 30 anni la residenza estiva di Luciano Pavarotti. Era molto legato a questa casa che si trova in una cornice paesaggistica veramente notevole e saremo accolti dalla figlia Giuliana Pavarotti e da Stefano Gottin, presidente della Wunderkammer Orchestra di Pesaro, che è stato molto amico di Luciano Pavarotti. L'apertura di Villa Giulia sarà riservata solamente agli iscritti FAI, ma ci si potrà iscrivere sul posto. Nel resto della provincia abbiamo un rapporto importante con l'Università di Urbino, le sedi universitarie per il FAI sono molto importanti perché rappresentano appunto lo studio, la cultura, la trasmissione del sapere e quest'anno attraverso le sedi universitarie vogliamo dare anche un messaggio relativo alla salvaguardia per l'ambiente. E in ultimo abbiamo Fano, dove apriremo il laboratorio di biologia marina, adesso si chiama Fano Marine Center, altro messaggio verso la sostenibilità in quanto è un centro che si occupa proprio di studiare lo stato di salute del mare e dell'Adriatico in particolare. E nel telegiornale di domani sera entreremo nel dettaglio sulle visite guidate al Fano Marine Center con i ricercatori. E adesso parliamo di musica con il nuovo singolo di Marco Sanchioni intitolato Il vecchio mondo e quel che resta. Guerre, dolore, sofferenze e frenesia, ma anche subdoli volti al dominio tramite i loro giochi loschi. Sono queste le prime immagini del videoclip del Vecchio Mondo e quel che resta, l'ultimo singolo del cantautore fanese Marco Sanchioni, che iniziò a scrivere questo brano tanti anni fa. Con l'indignazione facile per chi tiene i piedi al caldo, tante le parole, pochi fatti, cuori messi al saldo.
canzone, però, incorpora anche un messaggio di speranza. Si passa infatti ai sorrisi, ai bimbi che corrono e alle coppie che si amano, perché l'amore, magari nel silenzio e senza troppa visibilità, tra le righe di un mondo cinico e violento, vince sempre. Non stanchi di pagare il dazio, perché un'anima mi chiedi, perché poco mi è rimasto, per fuggire correndo da un rumore, da un contrasto, per quei giorni vuoi... Marco, com'è nato esattamente questo brano? Dunque, la nascita di un brano è sempre una cosa misteriosa, diciamo così. Però risale a tanti anni fa, 20, forse anche 25, fine del secolo scorso, qualcosa del genere, quando io feci questa bozza di canzone, che poi è andata persa, ma il ritornello mi è sempre rimasto in mente. Poi il ritornello in realtà ha uno sviluppo dentro la canzone che si rivela per ben 3 volte con parole diverse, differenti. E quindi avevo queste parti, queste strofe che erano vuote, queste parti musicali che erano senza parole, perché le parole quelle lì non me le ricordavo più. E durante gli ultimi anni, diciamo, per quello che è successo, ho avuto l'ispirazione di riempire quella parte con quello che stava accadendo, e osservando quello che stava accadendo, quello che stavamo tutti vivendo. E così è nata la canzone e sono molto contento di averla inserita in questo ultimo mio album. Che si intitola? La riscossa del cuore. Quindi anche lì troveremo altri brani, l'album è già uscito, quindi... Sì, è uscito ormai da tempo, nel gennaio del 2022. Vabbè, comunque è recente, ci sono tanti brani anche lì da poter ascoltare. Ora cosa pensi, quali sono i tuoi progetti? Ma dunque, io a casa scrivo sempre e quando sono ispirato butto giù idee musicali, scrivo frasi, me le registro sul cellulare, quindi dopodiché prendo tutto quanto, metto assieme e vediamo un po' cosa accade, mi dicono. E già ho scritto canzoni nuove, una è stata di recente pubblicata su una compilation e oltre a quella canzone ne ho altre già pronte, quindi il mio progetto principale è quello di fare un altro album prima possibile. Poi seguo molto l'ispirazione, io quando mi va lo faccio, poi se non mi va mi ritiro un po' e penso ad altro. Ma il canto e questa passione per la musica da quanto tempo fanno parte della tua vita? Io da bambino. Mi da sempre? Sempre, da bambino canto, compravo piccoli vinili, no? I 7 pollici all'epoca col mangiadischi. Dunque è un amore che non finirà mai? Penso di no, diciamo che me lo porto sempre dentro, anche se ecco, non è che me lo vivo pienamente tutti i giorni, perché poi penso anche ad altro, cioè la vita è fatta di tante cose. Anche per le giuste ispirazioni, immagino. Certo, assolutamente, perché poi dopo tutto, a volte, non sempre, insomma, me lo ritrovo nelle frasi che scrivo, nelle canzoni che scrivo, nelle musiche che scrivo e negli arrangiamenti che poi riporto nelle canzoni, sì. C'è qualche frase in particolare che ti piace o che ti colpisce di più di questa canzone? Ma guarda, in particolare non saprei, sicuramente il ritornello, siccome in questi anni me lo sono cantato tante volte in testa, però alla fine non quagliavo mai questa canzone, no? Ne ho scritte altre, perché poi alla fine ho anche pubblicato altri CD, altri album, però questa canzone rimaneva sempre in testa e non sapevo come concluderla. Poi ecco, ho avuto l'ispirazione, come ho detto, in questi ultimi anni, però ecco, il ritornello, perché un'anima mi credi, perché poco mi è rimasto, per fuggire correndo da un rumore e da un contrasto. Ecco, questa così è una cosa che me la sono sempre cantata, allora voglio sottolineare proprio quella frase lì perché mi è rimasta impressa, appunto. Perché un'anima mi chiedi, perché poco mi è rimasto, per fuggire correndo da un rumore e da un contrasto. E prima di concludere il nostro telegiornale facciamo le congratulazioni ad Andrea Pompili, che lo scorso 9 ottobre si è laureato in Scienze della Nutrizione all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con voto 100 su 110. Congratulazioni, occhio alla notizia finisce qui, adesso vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato a Cantiano Fieracavalli. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.